Alla Zanichelli da 160 anni diamo un contributo all'educazione scientifica degli italiani. Per questo siamo da sempre interessati agli sviluppi della ricerca. Il professor Ugamaldi, uno scienziato che ha diretto progetti di ricerca al CERN e ha applicato la fisica alla cura dei tumori, ha proposto un piano per raddoppiare i fondi per la ricerca pubblica, per far rinascere l'Italia dopo la pandemia. Professore, ci spieghi che cos'è questo piano Maldi? Innanzitutto vi dico che cos'è la ricerca pubblica. La ricerca pubblica si divide in due parti, ricerca di base e ricerca applicata. La ricerca di base è quella che si fa per acquisire soltanto delle nuove conoscenze senza scopo di applicazione. Invece la ricerca applicata è il contrario, quando si fa della ricerca per avere un'applicazione. Devo sottolineare anche il fatto che ricerca non vuol dire solo ricerca scientifica, perché secondo la definizione dell'OCSE, la definizione che tutti adottiamo, comprende la ricerca, anche la ricerca nelle scienze politiche, nelle discipline umanistiche e anche nell'arte. Questa ricerca pubblica è finanziata dall'Italia con 9 miliardi di euro all'anno, meno, diciamo circa 9 miliardi. La Francia investe il doppio e la Germania investe più di del triplo, 3,5 volte di più. È dimostrato da centinaia di studi che la ricerca scientifica di base e applicata è il motore dell'economia, produce benessere economico e alla lunga scadenza anche nuovi lavori oggi impensabili che potranno essere quelli che utilizzeranno i nostri giovani, i nostri figli, i nostri nipoti. Molti dei lavori che noi facciamo oggi non conoscevano 100 anni fa, i nostri figli e nipoti faranno dei lavori che noi non conosciamo. Dobbiamo mettere l'Italia sul carro che porta verso il futuro. E questo è lo scopo del piano Amaldi. Ci fa un esempio concreto di come la ricerca scientifica ha cambiato la nostra vita? L'esempio, diciamo, più noto è quello dei raggi X. Röntgen scoperse esattamente 125 anni fa, in questi giorni, che esistono questi raggi X che penetrano e che fanno anche le immagini delle ossa, e dopo pochi mesi erano utilizzati questi raggi X sia per estrarre dei proiettili da soldati feriti in battaglia che per curare il seno di una donna in America 4 mesi dopo la scoperta. Oggi 170.000 italiane e italiani sono irradiati con i raggi X di più alta energia nei nostri ospedali e vengono curati. Questo è un tipico esempio, ma un altro esempio molto più vicino a me è quello dell'invenzione del web. E qui c'è un piccolo e sottile cambiamento. Nel caso dei raggi X si è utilizzata direttamente la scoperta, in questo caso, in molti altri casi, si utilizzano gli strumenti che vengono sviluppati e le metodologie che vengono sviluppate dagli scienziati per fare della ricerca di base per poi applicarli. È il caso del web, che è stato inventato da Tim Berners-Lee, che aveva l'ufficio del resto non lontano dal mio al CERN alla fine degli anni 70, che ha voluto mettere in contatto, usando internet che esisteva, in modo facile i fisici come noi che si parlavano attraverso tutto il mondo. Tutti sapete l'effetto del web sull'economia: 100 miliardi di PIL dell'Italia vengono dal web, più di quello che contribuisce la costruzione e l'agricoltura, e durante la pandemia abbiamo tutti approfittato dell'esistenza del web. Un altro esempio che fa capire quanto la ricerca scientifica ha migliorato la nostra vita è l'impiego delle particelle elementari per la cura dei tumori. Lei, professore, ha fondato il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia. Com'è accaduto? È un po' la stessa cosa che ho detto, un esempio pratico di quello che dicevo poc'anzi. Per fare le nostre ricerche si costruiscono dei grandi apparati che fanno collidere le particelle e permettono di studiare come funziona l'universo e addirittura come è nato l'universo, come tutti sappiamo. Bene, per fare questo, questi acceleratori sono stati sviluppati al massimo grado. Sono acceleratori circolari che servono per accelerare, per esempio, protoni o ioni di carbonio. Bene, l'applicazione di questi fasci di particelle estratti da questi sincrotroni, come li chiamiamo noi, sono utilizzati da 20 anni, 30 anni per trattare i tumori. È quello che io ho cercato di fare quando ho cominciato questa mia attività con la Fondazione Terra negli anni 90. Esisteva ancora nessun centro dove si trattassero pazienti con ioni carbonio. Al Centro Nazionale di Radioterapia Oncologica, che è stato finanziato dallo Stato italiano, adesso noi trattiamo quasi 700 pazienti all'anno e salviamo molte vite. Perché lei pensa che questo piano per la ricerca pubblica sia realizzabile? Perché è il momento opportuno. Come ha scritto il grande fisico teorico Luciano Maiani,
se non ora, quando? L'Europa ci chiede in questo momento di finanziare lo sviluppo economico e di presentare entro il 15 di ottobre le linee guida e l'anno prossimo i dettagli di un piano a lunga scadenza. Noi siamo indietro rispetto alla Germania, ma possiamo andare molto in avanti perché i nostri ricercatori sono migliori di quelli francesi e quelli tedeschi. Come ho scritto in questo contributo che ha lanciato il Piano Amalfi, noi abbiamo una produttività scientifica dei lavori ad alta citazione, sopra il 10% di tutti i lavori del mondo, per ricercatore del 20% più alta della Germania e del 30% più alta della Francia. E questo ci garantisce che i soldi finanziati e messi in questo programma, che sono appunto l'idea di portare in 6 anni il fondo della ricerca pubblica dai 9 miliardi al 18 miliardi che spende oggi praticamente la Francia, saranno trovati da questo governo, perché questo programma permetterà di qualificare tutte le altre domande che il governo farà all'Europa. Per di più, questo è un finanziamento sulle donne, perché il 47% dei ricercatori italiani sono donne, mentre in Francia e in Germania lo sono soltanto il 35%. Per arrivare a un risultato abbiamo però bisogno dell'aiuto di tutti. Infatti abbiamo scelto con il dottor Federico Ronchetti degli NFN, che ha lanciato l'hashtag Piano Amalfi, lo slogan «La ricerca pubblica è di tutti i cittadini e tutti i cittadini devono contribuire a questo passaggio importante» firmando la lettera che è stata indirizzata al presidente Conte. Grazie professore per aver lanciato questa bella idea che è un investimento sul futuro dell'Italia. In conclusione, per dare forza al Piano Amalfi, lei chiede di firmare la petizione sul raddoppio dei fondi alla ricerca pubblica in modo da far arrivare forte la richiesta al Presidente del Consiglio.